Ok, vabbè. Adesso, ripeto, ripeto? Vi dico, dobbiamo scacciare tutti gli Heartless. Ora, piccola cosa di questi cosi. State attenti. Perché? Perché se li finite con una combo fisica, si separerà in altri Marineon. Quindi state molto attenti. Anche se serve per guadagnare un bel po' di XP. Quindi, perché non l'ho fatto? Allora, no, ho sbagliato. Ok, mi manca un bel po'. Ripeto, devo essere al 32/33. Forza. Ok, non lo fa. Allora, di regola dovrebbe entrare qua dentro, però mi sono sbagliato. Oh mio Dio. Cioè, ma scherziamo? Di nuovo? Vabbè. Allora, uso stop solo per guadagnare un po' di XP e basta. Allora. Ripeto, solo per guadagnare un po' di XP. Comunque, come funziona questo Heartless speciale? Dovete utilizzare la magia che vi chiedono loro. Quindi sì. Comunque usciamo subito perché è totalmente inutile. È letteralmente impossibile affrontarlo ora come ora. Allora. Mi volete dare quel cavolo di materiale? Che io devo anche completare il Moguri per avere certe cose. Cioè. Ora. Questo coso vi porta fuori nell'oceano di Atlantica. Piccolo problema, ora dobbiamo aggrappare il delfino. Secondo problema, spawnano un sacco di nemici. Oh, se ne spawnano un sacco. Ok. Allora, prendiamo robe. Ah, mi ha fatto sperare il gioco che fosse il materiale di cui avevo bisogno, in realtà no. Ah, ho bisogno allora di una stele gelante, perché dovrei averne quante? Allora, io ho... Allora, stele ardente ne ho 6. Ho due stele gelante, mi manca una stella gelante e tre stele tuono. Allora, andiamo giù. Questo non l'ho aperto, Elisir. Perfetto. Vieni qui. Questa è l'unica maniera per andare avanti nella storia. Allora. Qua se non erro non ci sono nemici. Ok, non ce ne sono. Allora, state attenti. Scrigni nascosti. Ripeto, ci sono pochi scrigni in questo mondo. Anche se, vabbè, una decina ce ne sono, però sono pochi. Allora, andiamo di là perché... Che è sto singhiozzo? Allora, il canyon sommerso, ok, lì ci entreremo non ora. Questo. Eh? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Se solo potessi arrivarci. Ora, non so perché, ma io ci vedo la Statua della Libertà. Non chiedetemi il perché. Comunque, Sora, come dire, ci arrivi. Basta che installo, che ne so, artefatto, ci arrivi come niente. Allora. Ah sì, vede ancora quello lì. Dovrebbe esserci un altro scrigno da queste parti, vero? No, sembra di no, vabbè. Allora, entriamo. Che paura. Allora, vai.
Perché qua dentro c'è robe mancabili. Allora vai, mitril. Prendetelo il mitril. Vi servirà non sapete quanto. Non sapete quanto. Ok, ora questi cosi possono droppare. Non droppano nulla, vabbè. Però possono droppare robe se per favore la droppassero. A parte punti magia, grazie, questi mi servono. Allora, scheggia mitril. E lì... la forma mi ricorda qualcosa. Dov'è finito? Bellezza. Dov'è? Eccolo. Allora, vi presento lo squalo. Sì. Lo squalo, non ha altri nomi. Allora, state attenti e sfruttate le tre dimensioni. Questo coso è forte, non sto scherzando. Ok, adesso vai. Ok, l'ho parato, però mamma mia fa male sto coso. Ok. Attenzione quando carica, perché fa male. E 100 XP. Facili, facili. Allora vattene per favore, perché dovresti dare, ecco, tanta roba. Gran pozione, mega pozione ed etere. Allora, adesso dobbiamo tornare a casa. O meglio, nel rifugio di Ariel. Scorciatoia molto, molto bella. Ovvero qui. Un misterioso bagliore. Proviamo a dare un colpo. Si è bloccato, non ci credo. Allora, forza. Oliarco. Davvero, fate questo posto. Sbloccate questa scorciatoia. Arrivate... dov'è? Nel relitto in una frazione di secondo. Al posto di farvi tutto il giro di Atlantica di nuovo. Ci arrivate in una frazione di secondo. Allora... vai. Ho visto tanta roba. Allora, stele tuono e stele gelanti. Ok, mi mancano due stele tuono. Ti prego gioco, droppamele. Allora, andiamo qui. Disobeyed me again. I told you not to leave the palace. Daddy, no! How could you? Young man, you're not from another ocean. You're from another world. Aren't you? Huh? Then you must be the key bearer. How did you know? You may fool Ariel, but you can't fool me. You don't know your dorsal fin from your tail. As the key bearer, you must already know one must not meddle in the affairs of other worlds. Of course I know that, but... you have violated this principle. The key bearer shatters peace and brings ruin. Oh, Sora's not like that. I thank you for saving my daughter, but there is no room in my ocean for you or your key. Thank you.
My, my. The poor child suffers such deep sorrow. What a pity. If only there was something we could do. Wait, maybe she can be of some help. Yes, maybe she can be of some help to you. Who are you talking about? Oh, she would surely help you. She'd make all your dreams come true. Ursula can help. You called, my dear? You're Ursula. Well, I was just wondering if... It's all right. Helping others is what I live for. Let me guess. You wish to see other worlds. That shouldn't be too hard. After all, your new friends came from another world. What? But they had special help. That mysterious key. Now, now, cheer up, sweetie. You have something special, too. Huh? Now listen carefully. Ed ecco di nuovo gli Heartless. Allora, datemi roba, vi prego. Oh, grazie mille. Allora, prendiamo tanta magia, perché mi serve. E adesso, tanto per... Ok. Magia mi serve. Mi serve magia. Vai. Ok, mi manca solo una stele tuono. Una sola. I think the keyhole they seek is somewhere in the palace. Now, my dear, if you can take me there without your daddy knowing, I can help you get to these other worlds you long for. Ok, indaga spettri, questi sono facili. Allora, vai. Allora, ho bisogno di un'altra stele tuono. Vi prego, torpedo, droppatemela. Allora, meglio se preparo Antima, capirete poi perché. Intanto... Ok. Etere, questa è utile. Allora, ok. Benissimo. Sto lasciando un sacco di manni. Torpedo, vi prego, datemi quel che mi serve. La droppata. Assolutamente no. Oh, mamma mia. Allora, vai. Cioè, non la droppa mai. Mai. Ok. Allora, proseguiamo. Comunque, tra poco dovrebbe spawnare un certo nemico. Eccolo qua. Usate Antima, questo coso è forte. Mega pozione, perfetto. Allora, ho finito i punti magia. Comunque, quel nemico, non mi ricordo come si chiama. Se per favore... Ok, Maremma. Ok, allora. Fatti... Allora. Quel nemico, come si chiama? Tanto per lo cerco il nome, tanto per, ripeto. Marineo, indaga spettro. Acqua tank. State attenti. Questo coso si porta sempre dietro i torpedo. State veramente attenti. Lui dovrebbe darvi l'anello Tandaga. Dovrebbe essere lui. Però non ne sono certo.
The trident is mine at last, and I couldn't have done it without your help, my dear. Ursula, no! I didn't want this! Why not? Aren't you tired of following your dear daddy's orders? Oh, yes. We had a deal, didn't we? Time for a little journey to the dark world of the Heartless. Where can I find the keyhole? The keyhole is not here. What? Why, we have company. I'm afraid you're a little late, handsome. Daddy! The trident. We must get it back. Come on, let's go. Wait, I'm going with you. My father is hurt and it's all my fault. I have to stop Ursula. That's right. I'm right behind you, Ariel. Ursula trae il suo potere dal calderone. Per sconfiggere Ursula, colpisce il calderone con la magia. Grazie, Re Tritone. C'è una cosa che voglio dire, ma si vedrà non ora. Si vedrà non ora. Adesso andiamo nel palazzo. Avevo ragione, nel palazzo. Non so perché mi sono fermato. Allora, con molta lentezza andiamo verso Ursula. Non vedo l'ora di avere una certa abilità che, mamma mia, quell'abilità la adoro. Comunque, per andare da Ursula. Oh mio Dio. Allora, datemi vi prego la stele ardente. Ok, non me l'ha droppata. Forse non ce la farò per via del tempo ad arrivare da da coso. Come si chiama? Dal Moguri. Perché sono già a un'ora, però c'è ancora tanto da fare. Oh mamma mia. Non mi stanno droppando niente. Ah, mi serve assolutamente una stele tuono. Allora, da queste parti dovrebbe... ecco. Ok, mega pozione. L'hanno droppata? Assolutamente no. Ah, comunque per andare da Ursula ora dovete fare lo stesso giro di prima. Però, ricordo, io ho sbloccato questo. E sono già qui. Ora, da queste parti dovrebbe respawnare, eccolo lì. Ora, non so perché certe volte nuota Sora con la testa in quella maniera. Adesso. Forza. Ok, perfetto. Aiuto. Ok. Ora vattene. E vi droppa queste due, etere e gran pozione. Ora, differenza dalla prima volta. Ora, se entro qua ed esco, questo non me lo ricordavo che c'erano loro. Ti prego, datemi una stele tuono. Me ne serve una. Quanto è rara la stele tuono? No, stele tuono. Rarità 2, cioè, con premio fortuna dovrebbe essere facile da ottenere. E Ariel dovrebbe avere premio... premio fortuna. Cioè... vabbè. Oioi. Comunque dicevo, entrando e uscendo dovrebbero spawnare gli Heartless, però non spawnano e non so il perché. Ah, è vero, c'è da fare questo.
Allora, differenza dalla prima volta. Serve aiuto? Ti faccio vedere come si fa. Ora, non so se lì si vede lo stesso errore dello scorso episodio. Spero di no. Comunque, questo è il covo marino. Ovvero il covo, immaginate, di chi? Allora, da queste parti dovrebbe esserci un segno. Eccolo lì. La bocca. Non andate dove c'è la bocca. Perché? Perché qua c'è roba mancabile. Ovvero robe e un punto di salvataggio. Ora salviamo. Ora sono a livello 30. Quanto mi manca per salire di livello? 22. Dovrei farcela. Ripeto, dovrei farcela. Però meglio se cambio qualcosina. Allora, ho tre pozioni e mi metto due eteri. Perché gli eteri serviranno qua. Non sapete quanto. Allora, andiamo. E qua ci sono degli indagaspettri. Allora, così facendo sono certo di salire di livello, perché dovrebbero mancarmi tipo, esatto, due punti esperienza. Allora, ho perso un intero punto magia, ma chi se ne frega. Allora, il covo di Ursula. La faccia di Paperino è bellissima. Comunque, la meccanica di questo boss: dovete contrastare la magia del calderone. Allora, non mi ricordo tanto bene come funziona. Era fire? Ok, era fire. Per favore. No, allora, Ursula è invincibile in questo momento. No. Ok. Dov'è Ursula? Ursula, Ursula. Eccola qua. Allora, quando vedete il calderone con tutta quella luminosità, dovete usare la magia contrastante. Quindi non dovete fare come me, non usate fire quando è rosso. Ora, vai ancora. Ok, ora, quando si riprende, dovete evitarla, perché vi fa tanto male. Allora, ok. Adesso dovete sempre aspettare che lei inizi a lanciare l'incantesimo. O meglio, a lanciare la pozione. Evitate ovviamente quelle palle di fuoco. Ok. Da sopra? No. Ok, ora a livello 1 questa battaglia, mamma mia, si è rompiscatole. Perché dovete fare per forza una combo. E sì, è rompiscatole. Ok, ora si è ripresa. E quando si riprende, ripeto, state attenti perché fa un bel contrattacco. E quel colpo fa male. A questo livello fa tanto male. Se avete problemi di punti magia, colpite Flotsam e Jetsam. Allora, ok. Perfetto. Se per favore Flotsam e Jetsam andassero sugli altri. Ok. Maremma. No! Ah, l'ha usato lei. Attenzione a questo tornado che fa tanto male, ve l'assicuro, fa tanto male. Ok, meno male l'ho utilizzato all'ultimo. Ah, comunque sì, certe volte dopo l'attacco finale, se usate la magia, dovrebbe esplodere il calderone. Quindi
davvero questa battaglia rompiscatole. Vai, forza, 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 Ariel, forza. Guardate il danno di Ariel. Allora, non mi conviene curarmi per il momento. Allora, siamo attenti. Forza. E comunque per farvi vedere, non gli faccio male ad Ursula se la colpisco. Allora, forza. Perfetto. Comunque quelle palle di fuoco, per chi lo vuole sapere, fanno male ad Ursula se la colpiscano. Dovete stare sopra di lei. Ok. Maremma. Andiamo, dobbiamo recuperare il tridente. Ah, oh, finalmente. Per nuotare velocemente o controcorrente, attiva questa abilità e premi cerchio ripetutamente. Piccola cosa, questa abilità è buggata. Allora, slancio di sirena. Permette di nuotare più velocemente. Ad Atlantica usare tale abilità per... premendo il tasto cerchio ripetutamente. Tasto cerchio, mi raccomando. Io ora sto premendo quadrato. Sto premendo quadrato, ricordo, Cioè, è buggata questa abilità. Spammare quadrato permette di fare lo slancio. Vabbè. Piccola cosa, ovviamente, non andate via subito. Intanto Paperina ha ottenuto un'abilità che voglio, ovvero... ipercura, quindi leviamo Assimila, leviamo Berserker, attiviamo ipercura perché è bella, ipercura. Dopo il KO permette il ripristino totale della vita in poco tempo. Allora, dovrebbe essere da queste parti e comunque, oh mio Dio. Eccolo qua. Sta lampeggiando, si vede che lampeggia a malapena. Sì, si vede. Comunque, forza. Mithril, questo coso vi servirà. Allora, qui, se per favore. Ora, la cosa brutta è che dovete aspettare nell'utilizzare due volte cerchio. Il passaggio è bloccato, cerchiamo un'altra via. Dove dovete andare? Dovete andare in una zona particolare che non vi ho fatto vedere purtroppo, ma è bloccata. Prima di fare la battaglia contro Ursula. Ursula contro Ursula. Allora, andiamo di qua. E tanto per... Very good. Double level up. Stele umida, che questa mi serve. Tanto per... Allora, voglio solo vedere una cosa. 1772, mi sa non ce la faccio ad arrivare al 33. Però volevo essere al 32, quindi sto a posto. Perché ho aperto questo, devo aprire quest'altro. Allora, sì, salviamo tanto per. Perché ora c'è un'altra battaglia, non vorrei dire. Allora, andiamo di qua. Che bello, in... meno di 5 minuti sono salito di ben... Anzi, in più di 5 minuti, tipo una decina di minuti. Forse. Sono salito di 2 livelli. Bellissimo. Allora... dovremmo... Oh mio Dio. Vabbè, dai, questi li sconfiggo. Devo avere un po' di XP e voglio salire di un altro livello. Ricordo, se volete tornare da... il coso, dovete andare lì sotto. Adesso lascio Marineon. Se per favore spawnassero i cosi, mi serve una stele tuono. Ah, ricordo, solo qua si trova la stele tuono, solo qua. Allora, andiamo giù.
Ah, se droppassero la stele tuono come la stele umida, ne avrei miliardi di stelle umide. Allora, prendiamo questi. Cioè, scherziamo, quante ne ho? Allora, tra poco andiamo dal boss, tranquilli, se no ci vado il prossimo anno, tra un po'. Prendiamo questi. Vabbè, ultima esperienza e poi vado. Quello mi serve. Ho bisogno di gran pozioni per questa battaglia boss. Ora, eccolo. L'avete visto? Quello lì è il fuoco fatuo di cui vi parlavo. Vi attacca, vi risucchia la vita, si ricarica. Ho guardato dallo scorso episodio di questo nemico. Si ricarica un po' la vita, però diventa iper vulnerabile alla magia. Adesso andiamo, perché sennò il prossimo anno finisco questo video. E ora devo fare un piccolo change. Allora, via queste, leviamo un etere. Metto un elisir, due gran pozioni e un etere. Questo boss è difficile. Ora, voglio vedere una cosa veloce. Se... no, mi sa lo squalo non compare più. Vabbè. Perché di regola cambiare scenario dovrebbe far spawnare lo squalo. Ora, lì sotto andiamo. Devo spammare cerchio. Ok. Qui, vi ricordate il delfino ci ha portato lì? Bene. Di qua, di regola, dovrebbero esserci tutte macerie. Allora, direi di usare un cottage, ne ho 14, come dire. Così ora siamo carichi. E ora... triplo punto interrogativo. Andiamo. You pathetic fools! I rule the seas now! The sea and all its spoils bow to my power! Ed ecco a voi, Ursula. Allora, state molto attenti. Perché? Perché questo boss è buggato. Sì, molte cose sono buggate. Ariel, ti adoro. Allora, quando fa questo deglutimento di coso, scappate. C'è un trick per shottarla, ma ce ne vuole. Comunque, quando inizia la lotta, casterà subito una specie di Hyper Thunder che vi colpirà sempre. Ah, guardatela quanta roba. Adesso, di nuovo. Comunque, unico lato positivo è che quando c'è questa specie di controcorrente da fare, Thunder smette. Ora. Ok. Comunque, cosa è buggato di questo boss? Ok, attenzione. Attenzione a questo iper mega laser. Io vorrei salire gioco. Ok. Ok. Ora, è molto vulnerabile agli attacchi fisici, quindi se avete desilampada o cosa, come si chiama? Non mi ricordo il nome del Keyblade. Stella Desiderio. Sì, Stella Desiderio. Fate abbastanza male, perché davvero questo boss è difficile. Attenzione, quel morso fa abbastanza danno. Ok. Ah. Ora, unico lato positivo di questa lotta è che non ci sono lati positivi. Ripeto, questo boss è buggato. Vai, Ariel, ti prego. Ok. Maremma. Ora voglio farvi vedere un po' il trick, se per favore lo facesse. Ok. No,
Scusate se non parlo, ma è difficile. Maremma, volevo fare il trick. Allora, praticamente basta usare stop, andarle dietro. Dicevo, andarle dietro la testa e continuare a fare una combo da 3. Ripeto, una combo da 3. E poi, attenzione, salita al massimo quando fa questo coso. Dicevo, una combo da 3 e poi sempre stop, ovvero combo da 3, stop, combo da 3, stop. Allora, dovrebbe farlo tra poco la cosa buggata. Ecco, ecco. Ora, combo da 3, ripeto, e stop. Questo sarebbe il trick, perché il danno va tutto in una volta, è potentissima questa cosa. Ora, eccolo, via tutti, aiuto! Ora è nella seconda fase. Questa fase è una rottura. Guardate la sua bocca, mi raccomando, Guardate sempre la sua bocca. Quando è nella seconda fase dovete sempre guardare la sua seconda... la sua seconda bocca. La sua bocca sempre. Allora, un po' più in alto. Ok, via. Ora, stavolta ha detto this one be pretty e vi ha sparato un mega thunder. Però certe volte non lo fa, certe volte non vi avverte. Questo è un bug enorme. Nella versione per PS2 lo diceva sempre. Sempre lo diceva. Visto? Sentito? Non si è sentito niente. E stavolta invece lo dice. Cioè, e comunque tranquilli, lo spammerà questo attacco. Ok, via. Consiglio, abbiate anello Tandaga. Abbiate anello Tandaga o anello Tandara, uno dei due. Perché questo boss spamma l'elemento tuono. Eccolo. Io ormai lo conosco questo boss, perché da come muove il tridente, lo vedo quando lo fa tipo ancora. Ormai anche l'audio in ritardo non mi serve a nulla, ormai conosco questo boss. Ripeto, ci ho passato due settimane. Oi, sono stanco, scusate. E mi sono svegliato per fare questo coso. E anche male. Allora, ci ho passato... Maremma... No, davvero, sto boss è rompiscatole. Ci ho passato i secoli dietro questo boss. Allora, per favore... Allora, vai. Oh mio Dio. Ok. Che poi come fai certe volte, Ariel e Paperino? Come fate a schivare i suoi attacchi? Cioè, va bene. Ora io non voglio usare l'elisir. L'elisir assolutamente non lo voglio usare. Quindi etere. Ok. Tanto per... No, devo usarlo solo in momento critico. Il coso, la gran pozione. Perché la gran pozione cura un bel po' di vita. Adesso... No! Grazie mille, Ariel. Cioè, guardate quanto lo spamma. Siamo in terza fase, ok. Quando è a metà dell'ultima barra, guardate quanto volte lo spamma. Ditemi voi se si può trovare uno spiraglio. Cioè, lo spamma troppo questo attacco. No. Non posso. Ok, ora. Ah, piccola cosa. È immune a Thunder, eh. Dovrebbe essere immune a Thunder, se non erro. Comunque, tanto per voglio vedere. Antima, ti fa qualcosa? Cicciona? Non gli fa un H, perfetto. Antima è inutile. Dai, ok, aiuto. Allora. Via.
realtà io gli vado troppo vicino. Allora, è una cosa brutta da dire, però sto praticamente mandando i miei amici a... Oh, vai! No, non Antima! Ok. Oh, ce l'ho fatta. Papà, mi dispiace tanto. La prego, non si arrabbi troppo con sua figlia. È colpa mia, Ariel. Ho cercato di reprimere i tuoi sentimenti. E Ursula ne ha approfittato e ti ha ingannata. Quando hai trovato il cristallo, ero fuori di me e l'ho distrutto. Sì, sì, il cristallo. Perché l'hai distrutto? Quel cristallo... quel cristallo aveva il potere di rivelare la serratura. La serratura è troppo pericolosa. Volevo tenervi lontano dal tale pericolo. Oh, papà. Custode della chiave, ti prego, chiudi per sempre quella serratura. Anche il mio tridente ha il potere di rivelare la serratura. Lo farai? Ma certo, è quello che volevamo fare fin dall'inizio. Dov'è la serratura, papà? Tu dovresti saperlo meglio di chiunque altro. È nel tuo luogo segreto, nel tuo rifugio. Ah, davvero? Allora muoviamoci, Sora. Ah, finalmente abbiamo Tandara. Oh mio Dio. Finalmente Thunder farà qualcosa. Allora, Tritone. Re dei mari. Re degli oceani. Sei un grande scemo. Passatemi il termine. Cioè, scusate, noi vogliamo prendere, chiudere la serratura. Sai che è il dovere di ogni custode delle chiavi. Cioè, e tu distruggi... Sei un genio, ti meriti proprio il titolo di re degli oceani. Te lo meriti, sei un genio. Sei davvero un cavolo di genio. E comunque, come dire, la... Il cristallo è pericoloso, la serratura è pericolosa. Però la tieni... Cioè... No, davvero. Qui, secondo me, Square Enix non sapeva come mettere le cose e l'ha fatta in 2 secondi. Ah. Tell me, Sora, your world, what's it like? Oh, about that. Sorry for lying to you. It's okay. Besides, if you can travel to other worlds, maybe I can too. So many places I want to see. I know I'll get there someday. I'll find a way, somehow. I'm sure of it. Well, if you find it, do me a favor and leave me out of it. Questo fa parte della mia collezione. Te lo regalo. Oh, nuovo Keyblade che sinceramente è praticamente inutile. Allora, preleviamo una pozione. Ora possiamo mettere tutto quello che ci pare. Tutto quello che ci pare. Leviamo assolutamente questi perché davvero assolutamente no.
Allora, stella desiderio e tesoro marino. Allora, i Keyblade non opzionali sono messi sopra, ovvero in ordine: catena regale, artefatto, desilampada, tesoro marino. E quelli opzionali sono messi in fondo, perché sennò questo sarebbe in fondo, ripeto. Tesoro marino, aumenta i punti magia massimi di 1, aumenta la forza di magia invocazione, funziona bene anche come arma. Quando dice funziona bene anche come arma, vuol dire che è equilibrata, infatti è molto equilibrata. Incantatore è molto potente, però tesoro marino non scherza, è abbastanza potente. Quindi tesoro marino, bello. Allora, andiamo dal Moguri, perché mio Dio, abbiamo un sacco da fare dal Moguri. Cioè, per una stele tuono, per una, non posso andare avanti con il craft, secondo me. Allora, continuiamo a spammare. Scusate se sentite il suono dei pulsanti, pulsantiera, del controller. Allora, andiamo... Signore dei mari. Perché c'ha... Ok. Mi sa perché a caricare mi è venuto fuori il coso. Vabbè. Comunque, cosa che non vi ho detto. Il parigummi vi para. Forse si vedrà meglio nel prossimo episodio, visto che non si è visto praticamente per niente. Allora, sì, qua non si può fare assolutamente nulla. Cerchiamo di fare veloce, perché mio Dio, sono a quasi un'ora e mezza, non voglio dire. Quindi forse questo video mi verrà tre, però voglio evitare. Allora, anche la scheggia tuono. Allora, una stele tuono e una scheggia tuono. La scheggia tuono vabbè, ma la stele tuono, dai. Cioè, vabbè. Con tutti i nemici che avevo contro, non me l'ha droppata neanche una. Droppata. Allora, vabbè, niente di niente posso fare. Però Sid forse ha qualcosa. Vero, Sid? Allora, vediamo. No, niente di nulla. Niente di niente proprio. Però abbiamo tanti manni, finalmente. Allora, l'Ace Gummi non serve assolutamente a nulla, perché ce l'abbiamo. No. Nulla di nulla, siamo... veramente a posto. Allora, voglio andare un attimo qua per vedere se hanno oggetti questi piccoli bambini. Allora, no. Però vorrei prendere tipo 6 cose e sono sinceramente a posto. Ok, quindi abbiamo finito. Nel prossimo episodio di Kingdom Hearts Final Mix andremo in un nuovo mondo. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E al prossimo episodio. Ciao!